Siamo partiti nel 2015 con il progetto Wild Motor Team, è un gruppo di amici appassionati di auto che hanno voluto continuare quello che ha iniziato Enzo Ferrari, che è cercare di battere la distrofia muscolare. È una corsa che ha fatto lui in onore anche del figlio Dino, morto nel 1956. Era un periodo dove non si conosceva nulla di quella malattia lì, e quando nel 1980 ha voluto fondare l'associazione Modena, che poi oggi è titolata ad Enzo e Dino Ferrari, da quel momento lì, ecco, i passi in avanti sono stati veramente grandiosi, sono stati, anche se comunque una cura oggi non c'è ancora. Ecco, abbiamo scelto per questo evento qua il 18 febbraio. Il 18 febbraio è una data significativa perché 120 anni fa nasceva proprio Enzo Ferrari a Modena. Con questo evento che abbiamo fatto abbiamo quasi raggiunto il budget che ci eravamo posti all'inizio di finanziare il progetto della telemedicina, che si è arricchito oggi con questo macchinario, questo ventilatore polmonare che è stato donato grazie all'aiuto dei nostri finanziatori, che verranno poi dopo chiamati per ritirare anche un riconoscimento, perché noi ci teniamo che gli rimanga qualcosa, perché quando uno fa del bene è giusto che ogni tanto si ricorda quello che ha fatto, e soprattutto quello che si fa per gli altri è una delle cose più importanti, perché resterà comunque per sempre immortale. È sicuramente una bellissima giornata per Mirandola, per l'USL di Modena, e perché oggi abbiamo avuto il piacere di avere in dotazione questa straordinaria donazione da parte del Motor Team Ferrari e della Wild, che hanno contribuito finanziariamente alla realizzazione di un progetto che è nato già da qualche anno, ma che ha cominciato la sua realizzazione nel mese di maggio scorso, inerente alla telemedicina, un sistema all'avanguardia che consente di integrare molto bene e molto positivamente le forze che stanno sul territorio con le forze che stanno all'interno dell'ospedale. L'ospedale si dota quindi di una strumentazione all'avanguardia, così come all'avanguardia sono le persone che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto, e ci consente di avere un valore aggiunto che possiamo dare, fornire ai pazienti che vengono ricoverati per insufficienza respiratoria. Sono il principale usufruitore di queste donazioni col mio reparto, ne sono veramente entusiasta, perché questi investimenti sono un surplus di tecnologia che ci aiuta a programmare l'attività del futuro. Da un lato le associazioni private ci aiutano portando nuovi mezzi, dall'altro l'azienda US di Modena sta facendo uno sforzo importante per dare alla pneumologia due medici aggiuntivi per poter fare tutta l'attività in ospedale sul territorio, dove noi andiamo a visitare prevalentemente pazienti in insufficienza respiratoria e pazienti che hanno l'ossigeno continuativamente o un ventilatore meccanico a domicilio. Quindi questa continuità anche del trattamento ventilatorio tra l'ospedale e il domicilio è una delle novità che noi cercheremo di portare avanti per aumentare il numero di pazienti che possono usufruire di una tecnologia all'avanguardia e della possibilità di essere seguiti anche attraverso la telemedicina in maniera continuativa, per poter in qualche modo avere sempre la sicurezza del controllo dei pazienti più gravi, che è la principale missione della pneumologia: gestire la complessità e gestire i casi di gravi insufficienze respiratorie. Naturalmente il direttore generale avrebbe voluto essere qui con noi oggi, ma per un imprevisto è dovuto rimanere a casa, perciò vi ringrazio ancora una volta e porto i suoi saluti a tutti voi. Il progetto di telemedicina abbiamo già detto tutto, abbiamo già detto tanto. Quello che mi risulta importante ripetere è che è un progetto che, come è stato già detto venerdì, coniuga tecnologia e umanizzazione. Praticamente rende la famiglia di queste persone molto più tranquille, perché abbiamo visto durante la giornata di venerdì il video, no? Dove inizia con la parola tranquillità.
tranquillità di una mamma che vede suo figlio seguito praticamente 24 ore su 24 in remoto tramite la telemedicina, dove un gruppo di professionisti controllano effettivamente i parametri medici. Perciò grazie a tutti voi per questa opportunità, per questa pratica innovativa che abbiamo sperimentato insieme a voi, dove ancora una volta il pubblico e le associazioni di volontariato no profit insieme possono dare una chiave di svolta nel quotidiano. Ho lavorato in Ferrari per 40 anni e adesso sono in pensione e sono in questa occasione perché gli sportivi della Ferrari amano fare del bene e durante le loro manifestazioni cercano sempre di mettere il piacere dell'automobile, il piacere del vivere assieme, l'entusiasmo che si prova per Enzo Ferrari e per il mondo automobilistico sportivo, abbinandolo a manifestazioni di solidarietà, e cercano di fare sempre delle opere buone. Questo è, come gruppo per me è uno tra i migliori d'Italia, perché già in altre occasioni è riuscito a fare qualche cosa per gli altri, e tutti assieme si passa una bella giornata, si cerca di aiutare chi ne ha bisogno con soddisfazione. Grazie Maria, io ti devo dire Maria, ma sei veramente forte. Ma io mi chiedo, Rolando, che è tuo marito, ma come ha fatto a star vicino a te? Nel senso che tu hai vissuto la tua vita per la UIM, hai insegnato fino a una certa età, e poi dopo Enzo Ferrari ha detto: io quella donna la voglio io. E nell'80 l'ha messa a capo, ha detto: fondiamo la UIM di Modena, che è fondata proprio da Enzo Ferrari e ha voluto te. Grazie Maria. È vero. Non è che abbia voluto me. Ha voluto te. No, mi ha conosciuto attraverso degli intermediari, intendiamoci. Devo dire che è stato il professor Guaraldi della clinica psichiatrica di Modena, allora, a mettere in contatto me con l'ingegner Ferrari. Quindi il merito poi casomai va al professor Guaraldi. Comunque, cosa devo dire? Io quello che dovevo dire l'ho già detto venerdì, magari molti di voi c'erano già. Io sono dall'80 che mi occupo della WILDM, e come ho detto venerdì, all'inizio proprio non c'era nulla per le persone malate, non nulla. Andavano in Cecoslovacchia a fare un po' di fisioterapia durante l'estate. Non potevano fare fisioterapia a Modena perché tanto dicevano che non potevano essere recuperati, quindi era inutile, era tempo perso, erano soldi spesi inutilmente. Insomma, non abbiamo risolto il problema, diciamocelo chiaramente, però dei passi ne abbiamo fatti tanti, anche da un punto di vista sociale, perché ricordiamoci che nell'80 ci fu l'anno della l'ONU dichiarò l'anno per l'handicap. Fino a quel momento lì erano persone proprio invisibili nella società, invisibili. E facemmo un'assemblea nazionale a Vibo Valentia, in Calabria, e mi ricordo che facemmo una marcia per andare a prendere fuori i malati handicappati che erano chiusi in casa, tenuti nascosti. Quindi la situazione era questa. Oggi direi che è cambiata la vita ed è cambiata anche l'assistenza. E adesso la benedizione. Ecco, benediciamo lo strumento che insieme abbiamo collaborato per averlo qui a Mirandola, con i capi grossi che sono qui, quelli vestiti di bianco e anche in borghese, vero o no? E allora il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona Pasqua a tutti, di cuore, e grazie in modo particolare per loro.